biglietti del mondo e la dottoressa Chiara, perché siamo qui per la prima di Il Barbiere di Siviglia. Dottoressa Chiara, il Barbiere di Siviglia è troppo bello, no? Sono buoni tutti a fare un'opera di repertorio come questa, sai? È un mito, un'opera molto conosciuta, molto nota, e proprio per questo la vogliamo rileggere in una chiave attuale, perché ci sono tutte le condizioni per poterlo fare, nel rispetto del libretto, nella valorizzazione degli elementi musicali, ma con una chiave drammaturgica che mette in evidenza i diversi piani narrativi. E quindi le diverse vite che si intrecciano e che in un palcoscenico come quello del Gregoresi hanno proposte su più piani, proprio per mettere in evidenza le diverse psicologie dei personaggi, le diverse storie, e anche un po' i nervosismi che si creano internamente, l'ironia che ne emerge con una grande leggerezza. Passiamo la parola al sindaco adesso, perché il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha fatto un intervento che secondo me è estremamente interessante, perché ha messo il focus su una caratteristica della messa in scena, cioè la trasposizione temporale. Sindaco, perché? Perché credo che sia importante riuscire a raccontare storie che non hanno tempo, attualizzandole al proprio tempo, no? In modo da renderle più facile, comunque sia per rendere il pubblico, per dare al pubblico un approccio che sia un approccio più accattivante. Credo che sia un lavoro che dobbiamo fare, che la musica deve fare, che il teatro deve fare, per riuscire ad essere sempre un motore, no, di cittadinanza e di cultura attivo. Quindi questa è una cosa che abbiamo chiesto alla fondazione, abbiamo chiesto al direttore. Sì, ma lei è anche il presidente della fondazione, quindi sì, ma c'è la responsabilità. Io me la prendo tutta la responsabilità, diciamo, quelli che conoscono la lirica sono loro, io voglio dire, do impulsi per la politica, l'impulso è stato questo, riuscire a provocare, a me non piace utilizzare il termine scommessa, una provocazione bella, positiva, può riuscire più o meno bene, credo che fino ad oggi ci abbia dato delle belle soddisfazioni, quindi riuscire a fare del nostro teatro di tradizione, vuol dire una tradizione che raccoglie, nel suo passato in qualche modo riesce a attualizzarlo anche nel suo presente e darci anche uno spazio che sia uno spazio identitario nostro ben definito. Grazie.